Oggi vi faccio una piccatina di spigola al succo di limone. Vediamo subito gli ingredienti. Filetti di spigola, limone buono, non trattato, scalogno, aneto, olio extravergine e farina. Parto subito dalla preparazione del filetto di spigola. Filetto di spigola sul tagliere e tolgo la pelle. Quindi, così. Poi, stessa operazione. Ecco qui, ne è due. Questo via. E poi faccio dei tagli così, un po' trasversali. Uno, due, e questo va bene così. Uno e due. E li lascio un attimo qui da parte. Poi metto la farina in un piatto comodo, quindi ecco qui, basta così. E infarino i filettini di spigola. Ecco qui. L'ultimo. E lo poggio qui. Poi un bel trito di aneto. Questo profuma tantissimo. Ecco qui. Questo metto da parte. Prendo solo le parti meno spesse e porto via il tronchetto, cioè il rametto centrale. Quindi ecco qui. E ora una bella tritatina. E vado. Essendo un'erba molto delicata, non la trito tantissimo, anche perché durante la cottura subito si appassisce. Basta così. E la metto all'angolo del tagliere. Poi, scalogno. Lo sbuccio. Eppure questo lo taglio in un modo grossolano, nel senso che spacca a metà e poi faccio delle fettine così. Lo devo sentire tra le fettine di spigola. Ecco. E quindi lo metto in padella antiaderente, olio extravergine e lo faccio rosolare. Limone a portata di mano, qui. Grattugia a portata di mano. Una volta che si è leggermente appassito e rosolato lo scalogno, metto giù i filettini di spigola. Abbasso la fiamma. Ecco qui. Perfetto. E li lascio rosolare prima da un lato e poi dall'altro. Mentre si rosola la spigola, i filettini, mi prendo con la grattugia a buccia del limone. Quanto me ne serve? Per condire la spigola. Poi faccio un'altra operazione. Spacco il limone. Così. Me prendo solo un quarto del limone, eccolo, e questo lo metto da parte, anzi no, metà limone. Quindi ritorniamo alla spigola, un pizzico di sale, e inizio a girare i filettini.
Poi, siccome è pesce, la cottura deve essere molto rapida, quindi limone, succo, ecco qui, agitatina, aneto, e per continuare la cottura un goccio di acqua. Poi a tutta questa bella salsina aggiungo la buccia del limone che mi ero grattato prima. Deve essere molto limonoso. Allora, assaggio. Manca un pizzico di sale e lo aggiungo. E direi che posso impiattare, quindi un bel piatto piano, un cucchiaio pulito, una paletta pulita e inizio ad impiattare. Spengo. Ecco qui. L'ultimo pezzettino. E poi che cosa faccio? Riporto la salsa sul fuoco e la faccio stringere leggermente. Proprio 30 secondi sul fuoco. Stop. E ora vado a salsare tutta la spigola con questa dolce salsina. Ecco qui. Ecco qui. Queste erano le mie piccatine di spigola al succo di limone. Iscriviti al mio canale YouTube per non perdere i nuovi video. Grazie per avermi seguito e alla prossima ricetta. Ciao!